Come annunciato in occasione del patrono San Sebastiano, sono quasi 18.000 le multe che sono state comminate dalla polizia locale nel corso del 2022 che porteranno nelle casse del comune di Civitavecchia oltre 1 milione di euro. Circa un terzo del totale, per la precisione 6.047, arrivano dagli autovelox fissi e mobili che sono stati posizionati in città dagli uomini del comando guidato da Ivano Berti. Il più attivo è quello di Borgata Aurelia, installato nel 2019 su decisione della Prefettura di Roma in seguito agli appelli arrivati dai residenti per l'eccessiva pericolosità di quel tratto di strada, spesso percorso ad alte velocità dai mezzi pesanti diretti o provenienti dal porto, che continua a fotografare forestieri ma anche qualche civitavecchiese. Peraltro, in oltre 2.000 casi, il proprietario della macchina, probabilmente a corto di punti patente, non ha risposto alla richiesta della polizia locale di fornire i dati di chi era alla guida, prendendosi un ulteriore verbale da 300 euro, ma evitando di finire a zero e di dover sottoporsi nuovamente agli esami teorico e pratico per la nuova emissione della patente. Un'altra fetta consistente della cifra è legata al mancato rispetto del semaforo rosso, sanzionato nel corso del 2022 oltre 1.000 volte, praticamente tutte grazie al Fotored, il cosiddetto Grande Fratello installato all'impianto semaforico delle quattro porte tra via Castronovo e l'Aurelia. E poi ci sono le soste vietate, nel numero di 2.301 multe che sono state emesse dagli agenti della polizia locale. Di queste 565 sono state elevate ad automobilisti che hanno parcheggiato la macchina in zona 0 ATL, quindi nel piano centro cittadino, 451 i mezzi lasciati sugli stalli dei mezzi pubblici, 214 agli incroci, 185 sulle strisce pedonali, 145 nelle aree mercatali, 81 sugli stalli riservati alle persone invalide e 48 sulle postazioni delle macchine elettriche. Sono 3.300 invece le multe per sosta vietata comminate dalla polizia locale nel 2022 relativamente al mancato rispetto delle ordinanze sindacali. Numeri in crescita infine per le multe a giovani proprietari di moto e motorini, 92 i mezzi multati dai vigili urbani perché avevano marmitte non omologate o le cui emissioni sonore superavano i decibel consentiti. È fondamentale educare i giovani alla sicurezza stradale, afferma il comandante della polizia locale Ivano Berti, e proprio per questo abbiamo triplicato le ore di attività all'interno delle scuole. Rispettare le regole significa saper vivere in una comunità.